Conosciuto fin dal 1004, Casale Marittimo siede su un colle, cui sovrasta un più ampio poggio, ovvero Casal Vecchio, dove scavi archeologici hanno riportato in luce i resti di un antico villaggio etrusco del VII secolo a.C. Il paese domina su un vasto panorama collinare fino ad arrivare al mare. Nel borgo si respira sempre un'atmosfera antica, grazie anche alle tipiche abitazioni fatte di pietre che trasudano storia. La mostra è stata ospitata nella Sala Romana, in cui si trova un pavimento a mosaico ritrovato in un'antica villa romana nei pressi di Casale. Benvenuti a Casale Marittimo, dove ho realizzato la mostra degli strumenti musicali dal mondo antico, paesaggi sonori etruschi e romani, in collaborazione con il Comune. Buona visione! Sono presenti alcune ricostruzioni realizzate anche dallo studio di reperti archeologici visionati in vari musei. Strumenti a corde, a fiato e a percussione usate dagli Etruschi e dai Romani. Antichi echi si alzano nell'aria, creando evocativi paesaggi sonori. Il suono degli strumenti può essere ascoltato inquadrando il QR code e scaricando in automatico i contenuti sonori e visivi. Inoltre, nel periodo della mostra, sono state realizzate alcune performance musicali dal vivo, con l'incontro di suoni antichi e moderni. E con l'archeologa Cinzia Murolo, la conferenza archeo-musicale Musica sotto le stelle. Cibele aveva i suoi sacerdoti, vi spiego chi sono, e facevano queste processioni in particolari momenti dell'anno. E così musica e storia si incontrano per dar vita ad uno spettacolo nella suggestiva location offertaci dallo stupendo borgo di Casale Marittimo.